Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andata e Ritorno. E se trovi interessante il mio canale YouTube, iscriviti cliccando sulla campanella in basso. In questo video vi voglio dire le 11 cose che un narcisista o una narcisista non sopporta per avere in mano un'arma a vostro favore. La prima cosa è non ottenere abbastanza rifornimento narcisistico, lo manda fuori fase perché sente dentro di sé un vuoto fastidioso e l'ansia comincia a ribollire dentro. Vedrete la netta differenza rispetto a quando un narcisista vola in alto, come un aquilone, con una scorta narcisistica che gli consente di nutrire il suo ego, quando invece non viene nutrito e l'oscurità e gli sbalzi d'umore diventano evidenti. Questa è la zona di pericolo dove il narcisista può rivoltarsi contro di te o deve abbandonare la scena scappando per accedere alla tanto necessaria fornitura nel tentativo di sfuggire ai sentimenti interiori, autoannientanti del suo essere interiore difettoso e profondamente insicuro. Il secondo punto sono le persone che non credono alla sua essere autoritario. I narcisisti hanno bisogno che le persone gli credano speciali, di talento e di conoscenza. Possono subire un grave danno narcisistico se qualcuno che ha più esperienza e conoscenza di loro entra in una conversazione e cercano di prendere il sopravvento e di lasciare che l'altra persona parli o cambi argomento. E se tutto ciò non è possibile, se ne andranno. Poi, naturalmente, in seguito smonteranno la credibilità di questa persona. La terza cosa che non sopportano è che tu sia felice. Questo è insopportabile per un narcisista e lo fa sentire morto dentro. E poi un ulteriore insulto per il narcisista se la tua gioia ha a che fare con qualcuno o qualcosa di diverso dal narcisista stesso. Il narcisista crede di dover essere il centro del tuo universo. E come osi essere felice quando il narcisista non può esserlo? Lui o lei farà di tutto per portarvi via questa sensazione positiva. Il quarto punto riguarda il tuo successo. I narcisisti pensano di dover essere solo loro a ricevere tutti i consensi e l'attenzione e i riconoscimenti. Lui o lei è patologicamente geloso, invidioso se un altro o un'altra riceve un riconoscimento. È probabile che punisca chi ritiene abbia preso un po' di ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere, l'essere preziosi e significativi. Il quinto punto è che nessuno deve essere più attraente di loro stessi. A causa della loro versione delirante di sé, credono di essere la persona più desiderabile che esiste. Se qualcun altro si presenta con un aspetto o una personalità che attira l'attenzione, il narcisista sarà furioso e cercherà di umiliarlo il più possibile. Il sesto punto è se qualcuno gli impone dei limiti. Infatti, i narcisisti odiano i confini, odiano che gli si dica cosa fare, perché ritengono che questo sia un controllo intollerabile. Gli piace essere completamente irresponsabile nei confronti degli altri. Essere come una persona normale per loro è orripilante. Sono una legge a se stessi, credono di poter avere ciò che vogliono, quando vogliono, come vogliono e che nessuno si permette di dire qualcosa di diverso. Il settimo punto, odiano il terzo grado. Come osi interrogare il narcisista in qualsiasi forma? Crede che si debba permettere loro di fare tutto ciò che vogliono, senza alcun dubbio. Se interroghi un narcisista o una narcisista, cosa che naturalmente farete, allora vi ritroverete di fronte a meccanismi di difesa estrema, rabbia o abbandono. Un narcisista o una narcisista non lo tollera, figuriamoci incontrarvi ragionevolmente per risolvere le cose. Assolutamente non lo fa. L'ottavo punto è quello di essere esposti.
Se quando il narcisista cerca di incasinarti, ti sei guarito da qualsiasi paura, senso di colpa o terrore di persecuzione e porti con calma e chiarezza i fatti, questo lo rende incredibilmente inquieto. Una volta che porti le cose alla luce e le esponi, i narcisisti si raggrinziscono proprio come i vampiri quando vengono esposti ad una fonte luminosa. Il nono punto è quello di rifiutarsi di essere risucchiati, perché quando si conosce e si mantiene il proprio valore e non ci importa cosa il narcisista o la narcisista cerchi di fare, non si soccombe e non si permette di essere di nuovo un rifornimento narcisistico, il narcisista lo percepirà come un enorme insulto. Perché non cedi più al suo fascino? Perché credi di meritare di meglio e di poter vivere senza lui o lei? Tutte queste domande tormentano orribilmente un narcisista, privandolo della sua importanza. Il decimo punto è che odiano essere ignorati, perché essere ignorati procura un incredibile danno all'ego di un narcisista. Quando si arriva che non si ha più paura perché abbiamo lavorato su di noi, sul nostro sé interiore e con l'ipnosi questo è possibile, per avere zero reazioni emotive interiori, allora non si è più interessati ai suoi giochi, alla sua spazzatura e ai giochi di potere. Ti staccherai e ti rifiuterai di alimentarli. Senza la tua paura, l'ansia, il crepacuore come energia per continuare ad alimentarsi e a ferirti, il narcisista finisce il carburante. Lui o lei si sente impotente e odia il tuo non essere più vittima. Dovrà per forza rivolgersi altrove. L'undicesimo e ultimo punto è l'insulto più grande per il tuo rifiorire. Il tuo rifiorire per un narcisista è un insulto enorme. Vederti ricostruire la tua vita, andare avanti e creare più successo e felicità di prima lo faranno impazzire. Infatti, crede di devastare per sempre la tua vita, cosa che lo fa sentire davvero importante. Ma tu, guarendo, rifiorendo, farai impazzire lui. Ricordatelo che tu, guarendo, rifiorendo, farai impazzire lui, anche se ha cercato di toglierti tutto a livello materiale, anche se ti ha distrutto a livello psicologico ed emotivo, ricordati che puoi nascere più forte. Ricordati, il narcisista e le scimmie volanti del narcisista che abusano del loro potere possono arrivare veramente a distruggerti la vita. Ma tu sei più forte, tu rinascerai, perché se tu lo vuoi, questo lo puoi fare. E dentro di te questa è la forza che ti manda avanti. Credimi, ne so qualcosa. Se hai bisogno del mio aiuto per rinascere e per far morire di gelosia e di invidia narcisista e scimmie volanti, contattami con l'aiuto dell'ipnosi, questo è possibile. Un bacio a tutti e al prossimo video. Vi lascio la mia email paolafendi@gmail.com. A presto.